Ero un bambino come voi, È un bambino come voi. cioè è rimasto più bambino di voi, solo che adesso è leggermente cresciuto. Anche lui c'ha i problemi che avete sempre voi. Quando crescerò, bisogna che cresca in fretta, devo diventare adulto, eccetera. Poi si è accorto che diventare adulto non è così. È meglio restare bambini, e allora è restato bambino, tanto è vero che adesso si è data la filosofia, mentre prima era un grandissimo pittore, ma lo è tuttora, eh? È stato probabilmente insieme a un'altra, ma diciamo che lui è ancora più creativo, quello che diciamo ci ha dato più soddisfazioni come allievo. È stato vincitore del Bambino Creativo, uno dei primi vincitori, poi ha preso la coppa speciale dell'Arca dei Folli, proprio sempre per il Bambino Creativo. Era talmente, vinceva sempre lui, che gli abbiamo detto un giorno: Giacomo, ti facciamo un'offerta, diventi nostro socio onorario a 12 anni. Quindi l'età vostra, perché già dipingeva come un adulto, e gli abbiamo detto: è inutile che tu ti metti a confronto con bambini, che poi li vinci sempre tu. E quindi diventi socio dell'Arca dei Folli, il più giovane socio onorario dell'Arca dei Folli. Dovete sapere che soci onorari non sono tutti, ma solamente i grandi maestri. Soci onorari è per esempio il maestro Vincitempera, quello dei Gufo Robò, col Drake. Conoscete quelle canzoni? Gufo Robò, Maya. No, vabbè, No. è un'altra epoca. Comunque lui Cent'anni fa. ha fatto 70 colonne di film. Karate Kid lo conoscete? No. Vabbè, lui ha fatto la colonna di Karate Kid di Tarantino. E questo è un nostro socio onorario, con tanti altissimi artisti di questo livello. Allora lui ha fatto parte di questa ristretta di soci onorari a 12 anni. Quindi è stato il massimo per noi, il massimo premio che gli potevamo fare. Dopo ha fatto tantissime altre mostre con noi. Ha conosciuto tanta gente facendo queste mostre e ci ha avuto gli apprezzamenti anche di uno adesso che è il nostro grande amico, che si chiama Daniele Radini Tedeschi, e che è il direttore della Triennale di Roma e di tre padiglioni della Biennale di Venezia. Quindi uno dei massimi esponenti che insieme del mondo dell'arte. Il quale è anche il curatore, insieme a Stefania Pieralice, un'altra nostra carissima amica, del dizionario dell'Agostini, cioè dell'Atlante dell'arte contemporanea della De Agostini, che è il libro non solo più venduto in tutta Italia, un libro di 1000 pagine. Ma è anche il libro più recensito da tutti i giornali, organi di stampa, televisioni, per la sua quantità di base, di tutto ciò che spiega l'arte, di tutto ciò dove parla dei grandi maestri. E all'interno di questo libro ci siamo anche noi, come associazione, poi anche come artisti, come Antonella che c'è nell'arte, c'è mio padre, ci sono anch'io. E chiaramente tutti quanti voi, perché questo luogo dove adesso state esponendo è considerato uno dei luoghi d'arte principali a livello italiano, anche se siamo piccoli, anche se è una bomboniera, proprio per il lavoro che stiamo facendo con voi. E non solo, siamo anche riconosciuto dalla MACI. Ogni anno facciamo mostre con l'Associazione dei Musei Contemporanei Italiani, e questo è considerato tra i 1000 luoghi d'arte di tutta Italia, che fa parte della MACI, quindi dei musei del contemporaneo, che fanno parte i più grossi musei.
Quindi questo è un luogo prettamente d'arte. Qui hanno esposto grandi maestri dell'arte italiana. E adesso ci sono i vostri disegni. Un giorno potrete dire, io ho esposto là. Come dire, ho esposto a Roma, alla Pinacoteca di Roma, alla, una grande al Louvre, come è esposto a Nunzia al Louvre, in America, a Hong Kong, ha fatto decine di mostre in Spagna, e questo in Germania, alla Fiera di Francoforte. Su tutte queste cose gli è stato poi trasmesso a voi. È quello che noi amiamo, è dare a voi tutto ciò che noi abbiamo, diciamo così, assaporato in tutti questi anni e trasmettervelo. E voi siamo felici che ci avete dato questa gioia di che ce l'avete trasmesso. E quindi quando vediamo Giacomo il cuore ci sobbalza, perché abbiamo per lui un grandissimo affetto, oltre che è un talento unico nella pittura. Anche se non sto dipingendo più. Ma vabbè, quello dipingerai ancora. Tanto con la bicicletta si dice che uno non si scorda mai, vediamoci con la pittura. Puoi iniziare, eh? Puoi parlare pure del pollino. No. E la mollina Dionisia con glielo risparmio. Innanzitutto benvenuti, ti ringrazio ringrazio Danilo per le sue parole, e devo dire che è difficile rimanere con i piedi per terra dopo questa presentazione. Questi bambini, grazie all'aiuto di Nunzia, in maniera più diretta, poi anche di Danilo, sono delle vere fortune. Anche se non parlo mai di fortuna, però sono delle vere fortune per voi e per la società. Perché in questi tempi, che sono tempi sempre più tecnologizzati, dove la tecnica prevale sull'anima, fare arte è sempre più difficile. E devo dire che essere riconosciuti come artisti è sempre più difficile. Non è tanto il fatto di produrre soltanto, ma è quello di poter creare qualcosa di nuovo, qualcosa che rimanga nell'eterno. Perché l'arte è questo, diceva Shakespeare, che scriveva perché le parole, a differenza dei fatti umani, delle cose dell'uomo, rimangono sulla carta per sempre. E quindi grazie a loro, ma certo anche a Nunzia e Danilo. E il mio consiglio, modesto un mio consiglio, non può essere altro che quello di continuare a fare, a esprimersi, perché che sia la parola, che sia il tratto di una matita, che sia una pennellata, non sono altro che forme liberatorie per la nostra interiorità. E sono veramente importanti. Meno importante, a mio avviso, poi questo potrebbe essere contestabile, però non mi interessa, è la critica. Io ho sempre fatto indipendentemente da quello che mi veniva detto. E allora un giorno, leggendo le parole di Teresa Maria Rilke, ho letto questo. Diceva l'arte, no, la critica è ciò che tocca meno l'arte. Quindi, ripeto, il mio consiglio non può essere altro quello che fare, esprimersi, fare, indipendentemente da tutto, perché già solo facendo, l'uomo è nato per farlo, dice anche la Bibbia, già solo facendo si diventa qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente importante per se stessi e per tutti. Grazie.